Sarà una tavola rotonda dove il fine ultimo, in accordo con il responsabile aziendale della terapia antalgica, il dottore Pintore, è quello di coinvolgere i medici di base, cioè far sì per l'appunto che ci sia una sinergia tra ospedale e territorio, cioè una corretta diagnosi fatta già dal medico di famiglia che poi possa indirizzare il paziente presso un'attività ambulatoriale o un centro di terapia del dolore dove poter mettere in atto delle terapie a carattere interventistico che possano alleviare i dolori dei nostri pazienti. È aperto a tutti? È aperto a tutti, ovviamente, come uditori, ci saranno addetti ai lavori che parleranno, però in maniera estremamente semplice, di quali sono le varie tecniche che noi possiamo utilizzare per alleviare i dolori dei pazienti.